Questo è lo scaffale delle novità editoriali. Venite in biblioteca perché, come vedete, in questo periodo in cui siamo stati anche più chiusi, i mesi passati, abbiamo però acquisito tantissimi libri nuovi e alcuni veramente interessanti che sono appena usciti, e nonché i gialli del famosissimo Petros Markaris, di cui molti lettori sono appassionati, ed è un nuovo caso del commissario Kostas Charitos, o Charitos, ma chissà come si dirà. Ma non solo, tantissimi libri di narrativa. Il Museo delle Promesse Infrante di Elizabeth Buchan. Entra in questo museo e scopri un po' il tuo passato. Ma non solo, Valentina Maini con La Mischia. Oppure, un altro esempio interessante che vi può incuriosire, Ted Chiang con Respiro, un libro di racconti misteriosi. Ma non solo, tantissimi italiani, ma anche tantissima saggistica. Per esempio un libro di Lilli Gruber sul potere delle donne contro la politica del testosterone. Basta! Curioso, eh? Nati per raccontare, dalla narrazione creativa alla biblioterapia. Interessantissimo anche il libro di Franco Berrino e Marco Montagnani, Il cibo della saggezza, eh? Che cosa ci nutre davvero? E poi vabbè, anche noi, citiamolo, dai, via, giù, ormai è dappertutto, ormai, e quindi anche noi abbiamo comprato un libro del virologone Roberto Burioni, Virus, la grande sfida, eh? Quindi venite in biblioteca, perché poi il profumo dei libri nuovi. Vabbè, venite. Ah, vi ricordo che i libri si possono prendere in prestito, basta fissare un appuntamento. Sì, per evitare assembramenti è meglio telefonare o scrivere e fissare un giorno o un orario con noi per avere tutto il tempo con calma di poter scegliere e prendere i vostri libri. Grazie e ciao!